Non so quanto sia possibile, perché voglio dire, quando uno tira sulla bandiera con le stelle, tutti poi si mettono avanti sul petto. Volevo fare anche una considerazione analitica, però, che giusto anche per il potere del fenomeno Trump, che secondo me è stato dipinto come personaggio anti-establishment, ma attenzione, perché Trump viene dal cuore pensante dell'imperialismo e del capitalismo nordamericano. Parto da questa considerazione. Nel 72 Salvador Allende fa un discorso all'ONU e dice: in atto un conflitto fra una nuova classe capitalistica transnazionale e la struttura socio-economica dell'imperialismo nordamericano. La Clinton, come viene giustamente descritta da Dana Johnstone, organica questa classe capitalistica transnazionale, questa elite globalista che distrugge la sovranità dei popoli e delle nazioni. Ancora, J.P. Morgan ha detto: un ostacolo per l'imposizione del neoliberismo sono l'Europa e le costituzioni antifasciste, perché creano lo Stato sociale. Mentre Trump è organico al capitalismo nordamericano, ha ottenuto l'appoggio del Vietnam, non dimentichiamocelo. E sì, l'America profonda. L'America profonda è terribilmente razzista, terribilmente sciovinistica, ed è l'America 1824 della sistematizzazione della dottrina Monroe. Nel 91 ci fu una polemica, purtroppo abbiamo poco tempo, però c'è una polemica tra Kissinger e Brzezinski. E Brzezinski disse: Brzezinski. Dobbiamo puntare su un impero corto e concentrare verso l'interno gli apparati burocratico-repressivi, perché un impero lungo non riesce a controllarlo, e visto il Vietnam abbiamo perso contro la guerriglia. Non è un caso che quest'ultimo personaggio, origine polacca, ebreosche nazita, no? Ultimamente ha espresso delle posizioni di matrice isolazionista e ha parlato agli europei, agli stati capitalistici europei, come in questo caso alleati. Nel 97, nel libro La grande scacchiera, tratta gli europei come vassalli, ma Brzezinski è sempre lo stesso, è solo un cambio di tattica all'interno degli Stati Uniti, che restano comunque la principale potenza imperialistica. Ma potrebbe anche diventare una cosa, cioè, gli americani, l'America adesso è autosufficiente a livello di petrolio e di gas. Sì, e questa è la prima cosa, significa che tutti gli americani possono riempire il tank e l'automobile a poco costo, che è già una delle prime cose. Esatto. Quindi, una volta, questo può essere anche che sia la nuova tendenza, perché un Rockefeller che dice: abbiamo bisogno di una nuova guerra per rimettere a posto la finanza generale, che quando è andata a Patrasso era proprio a causa dei loro stessi problemi del 2008, meglio un certo momento forse uno che dica: abbiamo il petrolio, abbiamo di che sopravvivere, fermiamoci qui, chiudiamoci per un po' e cerchiamo di far maturare quello che abbiamo in casa. Dubito che potranno mai far rientrare le fabbriche che sono in Cina, in Messico o altrove.